Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. In questo video siamo andati a chiedere ad alcuni corridori pro qual è per loro il cibo spazzatura preferito. Quando vogliono proprio mollare la corda, su cosa si sfogano? Vediamo cosa hanno risposto e guardate il video fino alla fine, perché poi vi daremo anche il nostro interessantissime proposte culinarie di Baranga e Brambo. Cibo spazzatura preferito? Forse burger, però deve essere fatto bene in ristorante. Non è proprio spazzatura, Matteo! Sempre un hamburger salutare. Cioè, cioccolato. Il cioccolato. Okay. Cioccolato. Ma questo non è spazzatura, questo è buono. Quella è quella proprio poi. Certificami un cibo spazzatura. No, non so, qualcosa di patatine fritte o. Panino col burro. Ok. Allora, sì, spazzatura non è proprio spazzatura. Però un po' onto. Onto lo spiedo bresciano. Perché? Chi è di Brescia o chi l'ha provato sa che no, ci sono chili di burro sopra. Bello onto, bello croccante, grasso, come piace a me. Che ti le mani di proprio andare in bagno e lavarle più di una volta. Ma a me piace il sushi, però non è cibo spazzatura, perché è cibo buono, però mi ingolfo, è quello il problema, incomincio a mangiare all you can eat in abbondanza fino a star male con i miei amici. Più si mai. L'obiettivo è far incazzare i camerieri che non ci vogliono più portare il cibo. Mi piace. Hamburger con le patatine, un po' di olio fa sempre bene. I like a curry. Curry quite spicy, but it's got to be in a proper curry house, you know, with the good music and a couple of cobra beers. Spazzatura? Beh no, la pizza non è spazzatura, è hamburger. Pizza. Non so se è junk food, però sì, o hamburger, sì, di solito. Patatine Pringles alla paprika. Tuo cibo spazzatura preferito? Junk food. Ah, junk food? Sì. Preferito? Non so. Non sai. Non so, perché. No, non so. Cosa è junk food? Perché hamburger puoi mangiare anche buono, no, anche male. Patatine fritte. Vabbè, ma se li fai a casa non è più junk food. Go with I don't know. Like kebab or burek. That's for me the best. Ok. Yeah. Il cibo spazzatura preferito? Patatine fritte. Pizza. Ah, junk food pizza? Yeah. Like a really greasy one, like a lot of sauces and pepperoni and you know. I think maybe once or twice a year McDonald's. Hamburger e patatine fritte. Tutto qualsiasi cosa che è fritto fa male, ma lo voglio. Allora, Giorgione, per quello che mi riguarda, io non considero i cappelletti in ragù, la pizza, il gelato, cibo spazzatura. No. Ok, anche se ogni tanto quando ci volevo dar dentro, insomma. È cibo calorico, ma. Esatto, dicevo la mia, però. Sano, per me il vero cibo spazzatura, quando volevo farmi del male, era prendere un pacco di grissini, vasetto di Nutella e poi il grissino, paf, lo tocciavo, era bello. La Nutella si appiccicava bene, boh, facevo questo bello, no? Questa cosa grossa di Nutella e poi me li mangiavo così a oltranza, due alla volta finché non diventavano dispari. Dilettante. Tu invece sotto cosa facevi? Di peggio. Beh, oltre al cibo classico, hamburger così, provato a spendere 35 euro da Burger King da solo. Vabbè, quando quella, costavano ancora meno le cose. Un po' più. No, io sono famoso per il panettone in doccia, il pandoro in doccia. Perché il pandoro è buono mangiato il giorno dopo, cioè devi mettere lo zucchero a velo che si rapprende e diventa quello strato lì. È ancora più buono se lo pusci nel latte intero, quello, sai, quello doppia crema, proprio il latte quello così. E poi ti mangi sto pandoro qui che. Il problema è che è gocciola però, cioè tu, il pandoro assorbe tutto il latte, quando lo mangi. Per ovviare a questo problema cosa facevi? Latte ovunque. Cioè la cosa intelligente. Mettevo il latte nella ciotolona dell'insalata. Mi spogliavo tutto, entravo in doccia e pucciavo il pandoro nel latte. Escamotage, bellissimo questo, Giorgione. Cioè, I professionisti di oggi non sono più, cioè non sono quelli di una volta. Giorgione, adesso sono molto più misurati. Politica di corretto. Il cibo spazzatura, la pizza, dai, su, ragazzi. Pandoro in doccia. Va bene, per voi invece qual è il cibo spazzatura migliore? Con cosa preferite farvi del male? Scrivetelo qui sotto nei commenti. Scrivetelo nei commenti.
Arrivederci alla prossima puntata. Ciao.